Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo un argomento molto interessante, come si registrano le macro nei fogli di calcolo. Noi utilizziamo LibreOffice Calc, ma l'operazione è identica dal punto di vista logico in Microsoft Excel. Allora, noi andiamo subito in questo foglio di calcolo molto semplice in cui si calcola il valore in euro della trasferta di un nostro dipendente. Allora, vediamo per esempio il dipendente numero 34 ha scelto l'automobile, per esempio Fiat Tipo, vediamo, e è partito in data 10 gennaio, per esempio 2020, e è partito dalla sede centrale, è andato nella filiale, per esempio, di Milano per ritiro ordine, ci scriviamo, per ritirare un ordine, no? E dopo verranno calcolati i chilometri e il rimborso. E all'inizio della trasferta, per esempio, la Fiat Tipo, diciamo, aveva 37.000 km. Alla fine della trasferta ne ha 37.100. Vedete che il foglio di calcolo calcola 100 km con il rimborso chilometrico di 0,50, vengono fuori 50 euro. Poi, sempre il 10, sempre gennaio 2020, no? Parte ovviamente dalla filiale Milano, questo dipendente, va alla filiale di Roma, per il ritiro questa volta delle merci, il cui ordine aveva preso prima, e da 37.100 km la macchina ne avrà fatti, diciamo, 37.600, diciamo che sono 500 km, vedete? Quindi che cosa fa? Fa 600 km, 300 euro, perché 600 km per 0,50 fa appunto 300 euro. Ma che cosa, quale esigenza abbiamo? Praticamente questo modulo può essere stampato, può essere inviato, ma la persona che lo utilizza, in pratica, quando arriva un altro tipo di dipendente, deve cancellare tutte queste informazioni a mano e ricominciare a capo. Allora, noi faremo un pulsante con una macro, semplicemente una scusa. Questo è un modulo che abbiamo preso dal sito di Microsoft Office e l'abbiamo un pochino rimaneggiato. Allora, noi faremo un pulsante che automaticamente cancellerà tutte le informazioni che devono essere resettate. Come si fa con una macro? Si va, per esempio, in LibreOffice 6.3, si va nella scheda strumenti, poi vedete nel menu strumenti c'è registra macro e noi partiamo. Vedete che c'è questo menu, piccolo menu flottante, che ci sta aspettando. Fino a quando noi non facciamo niente, praticamente la macro non viene scritta. Quindi noi che cosa facciamo? Indichiamo il numero dipendente, deve essere cancellato, lo selezioniamo e facciamo cance. La macchina deve essere riportata a valore generico automobile. La data deve essere cancellata, la posizione iniziale cancellata, la destinazione cancellata, la descrizione della nota cancellata, l'inizio dei chilometri, la fine del viaggio cancellato, ovviamente qui no, perché queste sono le nostre formule, non le possiamo toccare, vedete? E la stessa cosa per la seconda riga, tutte queste cose devono essere cancellate, il modulo deve essere riportato a zero e rimettiamo anche l'input focus sulla cella che contiene, per esempio, il rimborso chilometrico. Come facciamo termine a registrazione? Vedete che lui ci chiede subito dove lo salvo questo tipo di operazione, dentro standard modulo 1, ricordiamoci questa qua, e lo chiamiamo, per esempio, chiamiamolo reset, cioè questa macro serve per resettare il modulo e ricominciare da capo. Registra sarebbe salva la macro, ricordiamoci, sta dentro macro personali standard modulo 1 e lo registriamo. Adesso noi lo dobbiamo, questo tipo di macro, lo dobbiamo collegare ad un pulsante. Dobbiamo collegarla ad un pulsante, molto semplice. Noi andiamo sempre nel menu strumenti e vedete che se noi clicchiamo questa freccia sarebbero disponibili questi strumenti da inserire dentro il modulo. Però dobbiamo prima fare attiva disattiva in modo struttura, che sarebbe la vecchia modalità progettazione, cioè finché non sono entrato in modalità progettazione non posso inserire un pulsante. Allora io le clicco, adesso clicco qua e posso inserire questo pulsantino, vedete, pulsante. Allora, noi lo mettiamo ad esempio qua, vediamo se ce lo fa, eccolo qua. Noi lo mettiamo qua, questo sarà il pulsante che collegato alla macro reset ci cancellerà tutto il modulo. Facciamo a questo punto tasto destro e gli diciamo proprietà del controllo. Le proprietà del controllo sono importanti perché questo lo chiama pulsante 1 e per noi ci va bene. La didascalia è cancella modulo, di modo che diciamo la persona che utilizza questo modulo possa sapere. Vedete, è venuto fuori subito cancella modulo. La cosa interessante è qui nel tab eventi. Se noi clicchiamo eventi e andiamo a vedere nell'evento pulsante del mouse premuto e clicchiamo queste freccettine, vedete che ci fa scegliere come evento quello che è stato descritto nella macro.
scegliamo macro e dove andiamo era in macro personali. Queste cose purtroppo bisogna ricordarsele un po' a mente, dentro standard, dentro il modulo 1. Allora che cosa gli stiamo dicendo? Guarda, ogni volta che viene premuto il pulsante del mouse sopra il pulsante, devi collegare ad attivare e avviare la macro reset. Facciamo ok. Vedete che è andato all'interno di questo menu pulsante del mouse premuto, standard module 1 reset. Facciamo ok. E abbiamo praticamente finito. Allora noi chiudiamo, rientriamo adesso, usciamo dalla modalità progettazione, perché finché siamo in modalità progettazione, vedete, noi possiamo spostare il pulsante, no? Ma noi dobbiamo andare nella scheda strumenti, usciamo dalla modalità progettazione e adesso lo possiamo premere. Facciamo subito una prova, no? Scegliamo per esempio la Fiat Tipo e premiamo il pulsante cancella modulo. Tac, vedete che lo fa, fa tutto, non si ricorda di fare questa cosa qua, ma va bene, lo perdoniamo. La facciamo il dipendente numero 35, d'accordo? In data questa volta 15 gennaio 2020, e parte da Milano e arriva a Roma, e per ritirare la merce all'inizio della trasferta la macchina che era, scegliamo una macchina, questa volta scegliamo la Renault Clio, aveva 60.000 km, all'arrivo ne ha 60.500. Vedete che lui ha fatto 500 km e ha fatto il rimborso. A questo punto il dipendente che cosa fa? Può fare qualsiasi cosa, diciamo, può andare anche stamparlo, fare l'anteprima di stampa, fare qualsiasi cosa. E vediamo se arriva un altro cliente, se arriva un altro cliente che cosa fa? Clicca cancella modulo. Vediamo se funziona. Vedete che è stato completamente resettato ed è pronto. Perché è stato resettato? Perché se noi andiamo in strumenti, andiamo in attiva disattiva modulo e lo diciamo selezioniamo, noi possiamo fare tasto destro, andiamo nella proprietà del controllo e vediamo che per esempio in eventi c'è anche c'è la macro del pulsante mouse premuto. Vediamo però una cosa, usciamo subito dalla progettazione se no non ci fa fare altre cose. Allora vediamo noi una cosa, che questo pulsante, se noi andiamo per esempio a stamparlo, vediamo se ce lo dice subito, vedete che si vede nell'anteprima di stampa, d'accordo? Invece il pulsante nell'anteprima, quando viene stampato su carta, non deve apparire nei moduli. Allora noi dobbiamo inserire una proprietà molto simpatica. Riandiamo su strumenti, riapriamo il modulo, facciamo tasto destro, facciamo proprietà del controllo e gli diciamo in questo tab qua generale, vedete che c'è stampabile no. Vedete, a questo punto questo pulsante funzionerà assolutamente all'interno del modulo, ma noi poi andiamo e richiudiamo la modalità progettazione. Ma se noi andiamo per esempio e andiamo un attimo, che adesso si è un po' impallato il computer, se noi andiamo su stampa, vedete che siccome abbiamo tolto la modalità stampabile, vedete che il pulsante non è più stampabile, come è corretto. Allora, ricordiamo che cosa abbiamo fatto. Abbiamo semplicemente creato una macro facendo la scheda strumenti registra macro, poi l'abbiamo rinominata, l'abbiamo registrata e salvata e ci siamo ricordati dov'era. Poi abbiamo creato un pulsante aprendo la modalità struttura, cliccando su questa freccia e trovando l'elemento che ci interessava, e qui dentro però in particolare questo qua, e dopo facendo tasto destro proprietà del controllo, vedete che nella scheda eventi abbiamo praticamente collegato all'evento pulsante del mouse premuto la macro reset, che era quella che avevamo appena creato. E per poter utilizzare il pulsante è necessario uscire dalla modalità progettazione, il pulsante continua ad essere premuto. Quindi io qui posso scrivere quello che mi pare, prova per esempio, se premo il pulsante cancella modulo, vedete che cancella tutto. Non si ricorda di fare questo passaggio qua, ma non importa, lo facciamo avanti. Allora, ci sono stati in questo video un pochino di passaggi, ma se rivedete il video piano piano, vedete che registrare le macro all'interno dei fogli di calcolo è più semplice di quello che sembra. Grazie a tutti per aver visto il video fino alla fine, spero vi sia stato utile, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.